Buonasera e bentrovati a Silver Sport, la trasmissione sportiva della Gazzetta Ionica.it. Ovviamente un appuntamento che parliamo delle squadre della nostra Riviera Ionica, non soltanto di calcio ovviamente, ma anche di pallavolo, di pallacanestro. Questa sera abbiamo un ospite appunto della pallavolo, la pallavolo di Serie C femminile, che in questo momento si trova in auge, visto e considerato che è prima in questo campionato di Serie C per quanto riguarda il proprio torneo. Ed ha avuto l'accesso proprio questa domenica anche alla semifinale per quanto riguarda la Coppa Sicilia, una partita importante, quella che vede la squadra appunto Santa Teresina ai primi posti. Buonasera ad Alessandra Maccarrone, ospite qui in studio. Buonasera, buonasera a tutti. Per quanto riguarda il calcio, invece abbiamo l'allenatore giocatore della squadra del Ghibellina, Michele Luca, cui diamo la buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera anche al direttore sportivo del Ghibellina, Piero Tanzè. Buonasera a tutti. E una buonasera anche a Guglielmo Mastroianni, presidente della squadra dell'Antillese, che in questo momento è prima in classifica del girone C del campionato di terza categoria. Buonasera a tutti. Beh, iniziamo con la pallavolo, questo momento importante per la squadra Santa Teresina, Alessandra Maccarrone, prima in classifica, come dicevamo, nel campionato. Ma siete anche nelle semifinali per quanto riguarda la Coppa Sicilia, un risultato importante visto che questa Coppa Sicilia in pratica è verso la fine, avete raggiunto queste semifinali. Sì, sicuramente è un risultato importante anche perché noi siamo detentori del torneo, l'anno scorso abbiamo vinto già la Coppa, quindi comunque ci teniamo a confermare il titolo. Ieri abbiamo vinto 3-0 col Team Volley, che comunque è Di una squadra Catania, Team sì, Volley di di Catania. Catania, che è secondo del girone del Catanese, quindi sicuramente è una squadra abbastanza temibile. Abbiamo fatto una bella partita, tranne il secondo set che è stato combattuto, poi la vittoria è stata abbastanza schiacciante. E ora da domenica prossima ripartiamo con il campionato. Per quanto riguarda le semifinali di Coppa Sicilia, mi sembra che dovete affrontare questa apotema di Modica. Sì, giochiamo contro il Modica, però giochiamo in casa perché noi abbiamo vinto 3-0, loro avendo vinto 3-2 abbiamo il vantaggio dei set persi, non avendone perso nessuno e quindi giochiamo in casa. Beh, lasciamo per il momento la pallavolo e parliamo di calcio. Iniziamo con l'allenatore e giocatore della squadra del Ghibellina, Michele Luca. Una squadra, questa è Ghibellina, che sta facendo abbastanza bene di là di queste ultime due partite, che in pratica c'è stato il pareggio con la Roboro e la sconfitta sul campo della Mediterranea Nizza. Una squadra del Ghibellina che strada facendo sta dando del filo da torcere a questo Sporting, soprattutto Taormina, che all'inizio del campionato veniva dato come una vera e propria corazzata e si sta confermando tale, visto e considerato che è il migliore attacco del campionato e anche la migliore difesa in questo momento. I numeri parlano appunto da Orminese. Premesso che noi siamo partiti per non per vincere il campionato, però strada facendo ci siamo trovati là, quindi ci abbiamo creduto, i risultati ci davano ragione. Adesso purtroppo le ultime due giornate ci hanno penalizzato, noi onestamente abbiamo sbagliato qualcosa noi, abbiamo affrontato le partite un po', l'abbiamo prese sotto gamba, anche perché nel calcio succede, purtroppo siamo andati a giocare a Nizza domenica contro, era forse il terzo, penultimo in classifica. Qualche defezione, ma purtroppo abbiamo meritato di perdere, forse non eravamo abituati a stare troppo in alto. Secondo te, a prescindere dal risultato, che una sconfitta ci può anche stare, un pareggio, ma c'è stato un calo, tu vedi un calo palpabile di questa squadra? Il calo c'è stato, però come le dicevo è la mia prima esperienza da allenatore e giocatore, tra virgolette. Però non siamo ancora riusciti a capire qual è il motivo vero e proprio, anche perché ci siamo allenati, come abbiamo sempre fatto sin dall'inizio dell'anno, anzi questa settimana, anzi abbiamo fatto qualcosa in più, però evidentemente sono mancate delle persone, ma non è quello il motivo per cui noi abbiamo perso a Nizza, perché le persone ci sono mancate anche in altre partite e ce la siamo sempre giocata, anzi abbiamo vinto. Ieri abbiamo perso perché Nizza ha messo qualcosa in più in confronto a noi. Forse il direttore sportivo Piero Tanzè è il posto migliore della situazione, visto che segue la squadra da tanti anni e soprattutto la segue da di fuori, quindi vede cose che magari all'interno del campo non si possono vedere. Direttore sportivo, 4 punti di stacco da questo Sporting Taormina. C'è ancora da poter sperare per la vittoria finale in questo campionato? Noi siamo abituati, siamo una squadra di combattenti, certo ci
Certo che ci crediamo fino in fondo, non molliamo noi, anche perché la squadra, nonostante non era pronosticata fra le realtà vincenti che erano Furci, Santa Teresa e Taormina, ma lo staff che da quest'anno guida Ghibellina, che è composto dal direttore generale Salvatore Bonaffini, dalla mia persona e da Salvatore Maisano, ha fatto sempre campionato al vertice. Per questo non è una sorpresa, siamo nei canoni normali per quanto ci riguarda. Noi proveniamo dall'esperienza del Messina Sud, per questo siamo abituati a essere vincenti e a non mollare. Poi sicuramente abbiamo lo Sporting, che bisogna dare atto che c'è una grossa società, un ottimo presidente, un'ottima organizzazione e un'ottima squadra di giocatori di serie superiore, ma noi saremo là. Il problema grosso a Messina è sempre quello delle strutture. Voi su quale impianto vi allenate? Noi su un impianto privato, che è quello del Garda Sport. Voglio sottolineare anche un altro aspetto della nostra squadra, al di là di un gruppo di amici, giocatori, che non percepiscono neanche rimborsi spese, a differenza di altri. Lo spirito c'è, chiaramente Messina, fare calcio a Messina è difficile. La crisi, e specialmente gli sponsor, non si trovano facilmente. Il presidente Crisafi, insieme al nostro direttore generale, hanno cercato di mantenere almeno il minimo di poter fare calcio a Messina. Certo, con gli anni sarà sempre più difficile sulla città poter fare calcio. Molte squadre sono scomparse, c'è solo in terza categoria Messina produce squadre, diciamo. Poi più avanti si va, i costi aumentano, non è facile. L'anomalia si riscontra anche, avevamo una squadra in Serie A, ora invece abbiamo due squadre in Serie D e anche due rettangoli di gioco, due stadi, due impianti. Invece per quanto riguarda il calcio dilettantistico, Messina viene sempre più trascurata dal punto di vista degli impiantistica sportiva. Sì, sì, ma questo già è una realtà che c'è un po' in tutti gli sport messinesi di città. Il calcio è penalizzato al massimo, è rimasto solo l'impianto di Bisconte, del Marullo, Galati dovrebbe essere chiuso per quello che è la situazione, ma ci si arrangia così, o in campo privato, che non ce ne sono, c'è soltanto il Garda Sport come privato, se no si deve uscire fuori, Scaletta, Itala, molte squadre giocano là, e poi c'è il polo dell'Annunziata che è diventato, diciamo, non in appalto privato, gestito dalla Pelora Annunziato, che dà spazio a molte squadre. E poi Messina è una città particolare, ci soffermiamo solo sul calcio per non andare avanti e non parlare di altro. Sicuramente le statistiche parlano di Messina, parlano chiaramente, sempre gli ultimi posti, anche chi ha la passione, chi ha la passione gliela fanno passare. Non abbiamo grande aiuto da questo, dall'impiantistica messinese. Si vede nella pallacanestro, nella pallavolo, dovunque, insomma, in tutti gli altri sport. Bene, dalla prima categoria passiamo alla terza categoria, dove c'è una realtà migliore, ci sono gli impianti. Antillo è un comune che ha moltissimi impianti sportivi, ma anche due società che domenica prossima disputeranno questo derby. Presidente Mastroeni, ritorna un derby dopo quelli famosi fra la Fiamma Antillo e l'Antillese, fra l'Antillo Valdacro, seconda in classifica, e la tua Antillese, che è prima in classifica con 34 punti, 3 punti di distacco. Ovviamente un derby molto atteso dalla cittadinanza, dai tanti tifosi che ci sono ad Antillo, che masticano calcio da tantissimi anni. Ad Antillo domenica ci sarà la festa dello sport, perché per un paesino, una realtà come la nostra, in un comune con non più di 1000 abitanti, avere due squadre di terza categoria e due squadre tutte e due al vertice, a noi ci riempie di orgoglio, tutti qua, sia noi dell'Antillese che dell'Antillo Val di Gro. Ci sarà una festa dello sport sugli spalti, ci sarà una bella partita in campo. E se qualcuno si aspetta il derby di fratelli coltelli si sbaglia, perché a fine partita tutti quanti, qualsiasi sia il risultato, ci stringeremo la mano e daremo un segnale di sportività a tutta la Riviera.
settimana scorsa, anzi due settimane fa, la stessa cosa ha detto l'allenatore della squadra dell'Antillo Adagò, Carlos Miroldo, dice, ha ripetuto in pratica le stesse cose. Ci dovrebbe essere la festa dello sport, perché Antillo merita questa festa, ha degli impianti, come dicevo poc'anzi, ma soprattutto ha delle persone serie che stanno facendo calcio come te da tantissimi anni, spendendo anche fior di quattrini, e i risultati si vedono, perché l'Antillese è prima in classifica, non è un caso, è un lavoro fatto da tantissimi anni, soprattutto nel settore giovanile. Sì, non è un caso, e non ci troviamo là per raccomandazione. E non è un caso neanche avere quasi tutti i giovani di Antillo. Noi siamo una squadra con il 99% dei giocatori tutti cresciuti nel vivaio antillese. Prima c'era solo Marinacci, al quale manca solo la cittadinanza onoraria ormai di essere antillese. Ultimamente è arrivato anche Federico Santoro dello Sport Insieme. Marinacci lo ricordo in prima categoria, sì, quindi sì, dalla prima è alla stato terza. Sempre con noi. E ci troviamo là perché i ragazzi è dall'8 di settembre che faticano, che si allenano, che fanno 3 allenamenti settimanali. I sacrifici pagano in qualsiasi campo, nel campo del lavoro, nel campo dello studio, ma anche nel campo dello sport. Infatti noi nel secondo tempo non accusiamo assolutamente un calo fisico, ecco perché ci troviamo là. Domenica scorsa c'è stato il Sauga, che è terza forza di questo campionato, insieme a Graniti. Avete vinto per 3-2, però è stata una partita, come dicono le cronache, spettacolare. È stata una bella partita, noi temevamo il Sauga, perché sappiamo che anche il Sauga è una squadra che, nonostante si trovi in terza categoria come noi, fa 3 allenamenti settimanali. Sono un gruppo di ragazzi amalgamati da tanti anni che giocano insieme. Poi ora ultimamente c'è stato anche l'apporto di Nico Rovido, che è stata la ciliegina sulla torta per il Sauga. Nelle ultime settimane è anche arrivato Spanò, che è un bravissimo giocatore, ci hanno messo veramente in difficoltà. È una delle migliori squadre noi che il Sauga abbiamo incontrato, e penso che il Sauga non merita questa classifica. Soprattutto è una squadra giovane come la nostra. Sì, sì, è una squadra giovane come la nostra. Noi abbiamo un gruppo di ragazzi che sono giovani, abbiamo 17 anni, poi c'è qualche 30 e gli altri sono tutti ragazzi giovanissimi. Lasciamo un momento l'Antillo, poi parleremo più diffusamente di questo derby atteso per domenica prossima. Alessandra Vaccarone, 4 punti di vantaggio sulla seconda, secondo te possono essere sufficienti per portare in porto questo campionato? Io credo ancora di no, anche perché stiamo per iniziare il girone di ritorno e quindi mancano, se non sbaglio, circa 11 partite, fra cui ovviamente lo scontro diretto che avremo a fine febbraio. Sicuramente sarebbe importante arrivare già allo scontro diretto con questi 4 punti e portare il vantaggio a 7. Sicuramente, se ci dovessimo riuscire, allora ti potrò dire che magari lì avremo già un passo in più verso la possibilità di finire il campionato al primo posto. Rispetto alla passata stagione agonistica, la squadra, secondo me, questa è più forte, e le altre squadre non possono tenere il vostro ritmo, penso. Allora, come altre squadre, credo che ci sia il Messina Volley, che sia quella che un po' ci può contendere. Infatti al momento è al secondo posto, anche perché sono scesi dalla B2, hanno 3-4 giocatrici che l'anno scorso negli anni hanno giocato lì. Però secondo me noi abbiamo la forza in più, che è comunque l'allenatore, perché forse negli altri anni abbiamo avuto qualche carenza al riguardo, perché comunque Carissi è una persona di esperienza, allena da più di 20 anni, allenata anche in Serie A come secondo allenatore, quindi ti dà poi quel tocco in più anche a livello degli allenamenti, della gestione della partita e anche del gruppo. Quindi sicuramente la forza sta sia in lui, ma anche nel fatto che sono arrivate giocatrici di esperienza come la Munafo, come Pilar, che comunque hanno militato anche in serie superiori, quindi ti possono dare quella mano in più nelle partite decisive. Nella partita di Coppa con il team Volley Catania, il tecnico ha fatto girare un po' tutti voi, e soprattutto quelli che avete giocato di meno. Voi avete giocato di meno, perché ho di più rispetto a... Sì, sì, lui l'ha detto prima di queste ultime 3 partite, perché abbiamo giocato contro la terz'ultima e l'ultima in classifica, e poi la partita di Coppa. Ha detto che avrebbe fatto un po' di turnover, sia per far riposare le ragazze, sia anche per provare delle soluzioni alternative, quindi ha fatto anche cambi di ruolo e spostamenti vari. Infatti secondo me anche un altro pregio suo è che, rispetto agli altri anni, dà la possibilità a tutti di mettersi in mostra. È una persona che comunque, anche a chi c'è, dà la stessa considerazione sia a chi gioca che a chi non gioca. Questo è importante, perché poi le partite si vincono anche e soprattutto con la panchina.
Secondo te, tu Emilio ormai da tantissimi anni hai fatto anche esperienze in questa squadra. Guardando un po' la rosa, è più forte rispetto agli altri anni questa rosa che ha a disposizione il mio tecnico? Secondo me sì, c'è qualcosa in più, perché ti ripeto, mentre l'anno scorso eravamo 6-7 più un'altra persona, altre due persone che potevano entrare, quest'anno avendo anche ingaggiato Lairato, che è una ragazza di esperienza che ha giocato anche in B, sicuramente la rosa è più completa, quindi credo, secondo me, è più forte. Poi l'anno scorso abbiamo perso la finale, quindi speriamo di quest'anno di non perderla, di arrivarci soprattutto. Bene, lasciamo la pallavolo, torniamo di nuovo a calcio di prima categoria con Michele Lucà, allenatore e giocatore della squadra delle Ghibellina, una squadra che segna tanti gol, però ne prende abbastanza. Cosa è dovuto questo? Questo è sicuramente il problema principale che abbiamo, anche se comunque bisogna dire che tanti di questi gol sono stati presi su calci piazzati, punizioni. Ricordo ad esempio domenica i 3 gol che abbiamo preso. Sono stato il primo su punizione, il secondo su un calcio d'angolo e il terzo su rigore. Quindi sicuramente dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, perché se non avessimo questo problema forse eravamo ancora là a giocarci il primo posto col Taormina. E comunque dico, per noi onestamente non è ancora finita. Il calcio riserva delle sorprese, lo dimostrano i campionati maggiori. Non vedo perché non può succedere qualcosa in prima categoria, anche perché noi, una cosa è sicura, non molleremo fino alla fine. C'è Furci da Taormina? Assolutamente, non c'è niente da sottovalutare, anche perché noi i punti li abbiamo perso con le squadre, tra virgolette, di bassa classifica, quindi niente da sottovalutare. Noi sabato dobbiamo fare il nostro, intanto vincere contro il Gescal, che non sarà sicuramente facile, perché il Gescal sono un bel gruppo, li conosco, tanti sono amici miei, quindi sappiamo che non è facile. E il Taormina va a Furci, speriamo che il Furci ci fa un regalino, tra virgolette, o si fa un regalino. Il duo Veditto Giordano ha messo su una buona squadra. Sì, loro ormai sono da anni insieme, li conosco molto molto bene, sono un gran gruppo ed è stata sempre la loro forza che li ha portati alla terza, alla prima categoria, e secondo me la mantengono, spero anche per loro, perché sono amici e quindi lo spero. Però domenica contro di noi speriamo che non fanno il loro dovere. Per quanto riguarda la difesa, visto che parliamo con il tecnico, secondo te è un problema di assetto, diciamo, totale difensivo, oppure c'è qualche carenza? I problemi difensivi partono da un certo problema difensivo. È una squadra che se c'è un problema è di squadra, non è un problema difensivo. Io sono tecnico, tra virgolette, ti ripeto, è un'esperienza che ho iniziato quest'anno per sbaglio, quindi non mi sento un allenatore, quindi forse non sono neanche capace di poter dire qual è il problema. Però una cosa è certa, che se la difesa prende gol, la colpa è anche degli attaccanti, dei centrocampisti, del portiere, di tutta la squadra. Non è un problema soltanto dei 4, dei 3, dei 5, in base a come giochiamo, che giocano in quel ruolo. Piero Danzetti, diciamolo francamente, i Ghibellini è una squadra che gioca a disaperto, quindi cerca di attaccare sempre e ovviamente i gol si prendono quando si attacca. Fare il gioco è importante, sì, però ogni tanto qualche rimedio ci deve essere in difesa, perché una squadra forte come i Ghibellini, ovviamente prendere tantissimi gol significa che c'è qualche problema. Diciamo che per caratteristica abbiamo avuto sempre squadre dove si è segnato sempre molto, così il Real Giustra, così il Messina Sud, e abbiamo subito anche molto. Abbiamo sempre giocato più sia in casa che fuori casa, e se lei vede dalla statistica abbiamo vinto più fuori casa che in casa, noi abbiamo fatto più risultati. Siamo una squadra aperta che segna abitualmente, il gol a partita l'ha sempre segnato, e subiamo anche delle volte degli errori, come diceva il mister. La maggior parte dei gol li abbiamo presi su calcio da fermo, sulle palle inattive. Capita purtroppo, delle volte per inesperienza, delle volte per distrazione, può capitare, capita. Però siamo già mentalmente formati a giocare, a segnare di più e a subire più gol. L'abbiamo purtroppo, è una nostra caratteristica della nostra squadra, abbiamo sempre più pensato all'attacco e alla difesa, diciamo, normalmente. Ancora lo scorso anno lo stesso mister Nino De Luca nel Messina Sud, giocavamo con un 4-2-4, noi prendevamo, subivamo anche. Ma ne scoglio hanno lasciato degli strascichi. Non facciamo una zona, no, abbiamo un'ottima difesa, i due
ce l'hanno riconosciuto anche gli avversari. Il duo di Bella Lauro sicuramente è una delle migliori coppie centrali del campionato. Il mister ha puntualizzato bene le palle inattive. Sono stato un po' il nostro tallone di Achille. E poi bisogna anche dire che ci sono squadre che ci hanno messo in difficoltà, bisogna dare anche... Ma questo da Ormina è forte veramente, 4 punti di vantaggio rispetto a voi. Sì, ma 4 punti non so se ci forse, stanno... Forse Amante era l'attaccante che mancava, l'hanno preso anche. Parliamo di una persona a cui noi siamo, perché è stato un nostro ex giocatore, siamo affezionati... Penso che Pepe non l'ho visto in queste partite determinante, però sicuramente in prima categoria fa la differenza, sicuramente. Taormina è tutta una squadra che è stata costruita con giocatori che hanno importanti campionati alle spalle, da noi ci sono anche, però ripeto, il budget che hanno investito loro è completamente differente dal nostro. Noi mettiamo, diciamo, noi come società, come staff che dirige la prima squadra del Ghibellina, abbiamo sempre messo l'amicizia, la passione e abbiamo avuto sempre ottimi risultati, almeno quelli degli ultimi anni ce lo riconoscono. Ghibellina è un nome oppure si identifica anche con la funzione di territorio? No, le spiego, mi fa una domanda difficile. Noi è il primo anno che siamo qua, il Ghibellina l'anno scorso era gestito dallo stesso presidente Nicola Crisafi e dall'amico Panetta. Noi siamo stati chiamati perché siamo usciti fuori dal Messina Sud ed eravamo fermi, siamo stati chiamati i primi di agosto e abbiamo formato questa squadra con un gruppo nuovo di giocatori che ci segue da diversi anni. Poi abbiamo preso un gruppo di giocatori dell'Italia che avevano disputato la semifinale playoff l'anno scorso, un paio di amici che si sono aggiunti. Questo non il Bellino è una via di Messina, ma non lo so, lo dico in qualche parte sinceramente. Era una squadra che ha oltre 30 anni di iscrizione tra prima categoria, seconda e promozione. Noi i nostri programmi intanto iniziare da quello di riscattare il campionato che loro avevano fatto l'anno scorso ed erano retrocessi. Penso che ci siamo già abbiamo dato di nuovo luce a questa società. E poi senza sbandierare molto i nostri programmi come avevamo fatto l'anno scorso con Messina Sud, siamo rimasti un po' nascosti, ma sapevamo chi eravamo e cosa potevamo dare. Su questa zona ionica non molti inizialmente ci avevano riconosciuto questa, pensando che potevamo essere una meteora, una sorpresa. Noi non siamo né una meteora né una sorpresa. Però stavano facendo, si è visto, cioè che Ghibellina era una forza di questo. Ci è stato riconosciuto in ritardo. Forse non sapevo. Metto un po' una punta di polemica. Pensava qualcuno che si vinceva perché siamo la squadra. Noi siamo la squadra di persone per bene. Non abbiamo fatto mai visti in questo campionato, bene o male tutti sono stati tutti quanti trattati bene da noi. Penso che per vincere i campionati oppure quando c'è qualcosa che non va, i primi dei meriti sono di chi ha formato la squadra, dei giocatori. Bisognerebbe essere nel calcio più obiettivi, sapere perdere e sapere vincere. Questo è un concetto. Penso che mi sia riconosciuto. Le ultime due partite abbiamo dato giustamente, abbiamo detto che abbiamo fatto un pareggio meritatissimo che abbiamo rischiato di perdere, come l'inizio ieri ha vinto con pieno merito. Ci vedo poco positività nei giudizi dei dirigenti a fine partita, sinceramente. Visto che siamo nel girone di ritorno, le partite con lo squadra è pericolante. Sì, io intanto da qua mi auguro che il Messina Sud si salvi. Sono molto legato al Messina Sud, anche per i ragazzi che ci sono. È una lotta per me, purtroppo. Il Savonara si sembra dagli ecopoli, anche là ci sono amici. Dispiace, però non avevo una cattiva squadra. Ci sono 5-6 eventi di categoria anche superiore, ho esperienze di prima categoria. È ormai fra Nizza, Messina Sud, playout. Saranno fra queste squadre. Mi auguro che il Messina Sud possa salvarsi in ogni caso. Ho questa speranza anche perché ci sono i nostri sacrifici.
l'amicizia che c'è con la famiglia Trimarchi. Mi auguro che il Messina Sud esca fuori da queste. Poi per quanto riguarda gli altri, penso che il posto dei playoff è difficile a portarci. Chi arriverà a seconda sicuramente farà la finale del giro. A 7 partite dal termine, mi sembra, se non vado errando. Sì, 7 partite. Ma con una distanza mi sembra di 20 punti. Sì. Già ne partono di 10, e questo sarà difficile. Certo, c'è un po' di meraviglia sulla promente che ho, secondo me, allenato un ottimo allenatore, uno dei migliori, Benedetto Granata, che fa l'allenatore e giocatore. Quest'anno è uscito un po' in ritardo, ma era una squadra, secondo me, arriverà al quinto posto, anche se a distanza. Sì, perché la Promenda all'inizio del campionato mi dava come una. Era una squadra, però purtroppo ha perso un attaccante come Giambò. Era quello con Cerasuolo, poi Cerasuolo è andato via, ora a dicembre hanno preso Cipriano. Ma è una squadra di giovani guidate molto bene, preparate molto bene da Benedetto Granato, bisogna fare i complimenti. Noi l'anno scorso abbiamo perso la finale playoff e hanno vinto con pieno merito contro di noi. Ci sono ottimi allenatori anche in questo girone, c'è mister Schifellini che è un maestro per quanto riguarda questo girone, lo stesso Filoramo del Santa Teresa Riva. Penso che sia un girone abbastanza importante, forte. Forse da Fulci e Santa Teresa voi vi attendevate qualcosa in più. Noi conoscevamo la forza del Fulci, che era guidato, sappiamo, da una società di persone per bene e serie, anche se ultimamente abbiamo qualche polemica. Ma sapevamo la forza del rilancio del Fulci, che voleva ritornare ai fasti di un tempo. Sapevamo del Santa Teresa, che era, oltre che guidato bene, da una squadra che di categoria, che ha sempre fa campionati importanti. Sinceramente non è che ci aspettavamo di più, forse loro si aspettavano di più da questo punto di vista. Noi sapevamo, abbiamo rispetto di tutte le squadre, sinceramente, anche del Nizza, del Messina Sud, si deve avere rispetto perché c'è gente importante in tutte le squadre. Lo stesso Pellegrino, se fosse partita a dicembre all'inizio del campionato con la squadra di adesso, avrebbe dato molto ma molto fastidio. Giocatore di, giocatore dell'importanza di De Mariano, di Mento, Iarrera, Lombardo, e poi hanno il miglior attaccante della categoria, senza ombra di dubbio, che è Giorgianni. Quest'anno ha segnato di meno per gli infortuni, qualche squalificato di più, ma è il miglior attaccante sicuramente perso dal mio punto di vista in questa categoria. Al di là che abbiamo grandi attacchi in questo girone, bisogna dirlo, grossi attacchi, forse migliore anche della promozione, secondo me. Si vedono i gol che stanno segnando Beccaria, Gremelli, Frazzica, Bricuglio, non parlo dei miei, sono 20 miglia, Lo Curto, sì, non sbaglio, Lo Certo sbaglio sempre, Lo Certo sono sicuramente di serie superiore, ma anche lo stesso Brigandine, Tommasi del Biondo, del Saponara, il giovane Gartei del Messina Sud. Ci sono in attacco nomi importanti, tutte le squadre di questo girone. Bene, lasciamo la prima, parliamo di questo derby tanto atteso. Arantillo, presidente, ha detto sarà una festa. Che cosa state preparando, Arantillo? Ma noi ci stiamo preparando come ci prepariamo tutte le domeniche, perché il derby è una partita normale per noi. Certo, ci sono impegnati più giocatori di Antillo, però non è che danno, vincendo il derby danno più punti rispetto ad un'altra partita. Poi è normale, gli sfottoi, io me ne accorgo, ci stanno pure quando si gioca a carte al bar, perciò figuriamoci se non ci stanno nel calcio. Però, come ripeto prima, sarà una festa vera, di vero sport, di sport, non dei vari balotelle. Noi siamo delle società, sia io che l'Antillo Val d'Agro, dove ci sono grosse difficoltà economiche.
dove i ragazzi la domenica per poter andare a giocare mettono la macchina a disposizione senza chiedere il rimborso di benzina, senza chiedere il rimborso di niente, dove ognuno va e si compra le scarpette. Ecco che noi ad Antillo che cosa intendiamo per calcio, per sport. Una squadra in autogestione. Sì, le squadre sono tutte e due in autogestione, sia la mia che quella di Egidio Mastroeni. Io ho messo sempre del tempo a disposizione e soprattutto dei soldi che purtroppo togliamo alle famiglie, ma questa è la passione, l'abbiamo fatto sempre per passione e mai per soldi. E quando le cose si fanno per passione, e i ragazzi, i giovani che sono accanto a noi, queste cose li capiscono, ecco perché si avvicinano sempre al calcio più giovani. Presidente, dell'Antillo sapeva tutto, che può vincere il campionato. Questo Antillo Guarda Crow forse nessuno se l'aspettava, forse nemmeno voi. No, l'Antillo Guarda Crow è stata una bella realtà sin dall'inizio, perché io conosco molti giocatori dell'Antillo Guarda Crow che hanno militato con noi, vedi vari Paolo Spadaro che ha giocato con me tanti anni e non stiamo qua a scoprirlo, ma ha giocato anche nello Spagonà, un giocatore diciamo di categoria superiore, vedo Cosimo Cicala, Tommaso Pollino, Roberto Smiroldo, cioè sapevamo benissimo che era una bella realtà. Ora alla fine con il mercato di gennaio, quando c'è stato il trasferimento di Cosimo Cicala dal Fulci all'Antillo, è stata la ciliegina sulla torta. Poi c'è pure Sebastiano Mastroeni, che è il figlio del presidente, che ha giocato in categoria, è rientrato alla base dopo una Varentes col Mongiù Femelia, e diciamo che anche lui la fa la differenza avanti insieme a Luca Lo Giudice, che diciamo è uno dei migliori attaccanti di questa categoria. Però anche noi diciamo che abbiamo dei buoni ragazzi, vedi Pugliesi Mattias, però non voglio fare un torto magari a chi non nomino, che ha militato nei campionati di promozione d'eccellenza, vedi Gianluca Storiale che ha anche calcato campi di semiprofessionisti come l'Ebolitana l'anno scorso, che devo dire di Carmelo Cardone, che è un bravo portiere che è stato al Taormina, allo Sport Insieme, e poi diciamo che quest'anno c'è stato anche l'apporto di mister Carmelo Di Bella, che ha lavorato tanti anni al Nord e che voi lo conoscete benissimo, avendo lavorato per 5 anni qua nello Sport Insieme a Santa Teresa di Riva. Che cosa ha portato di nuovo Carmelo Di Bella nell'Antillese? Ma Carmelo Di Bella nell'Antillese ha portato entusiasmo, cioè è la prima volta che la squadra viene gestita da me, perché io è dal 96 che facevo presidente e allenatore. Da quest'anno invece l'ho affidata a Carmelo Di Bella, diciamo, e i risultati in effetti si vedono. Bene, siamo verso la conclusione. Alessandra Maccarrone, secondo te ci sarà questo duello finale tra l'Eccole Santa Teresa e il Messina per la promozione, che poi non si può parlare di promozione perché per quanto riguarda appunto la pallavolo c'è tutto un tour di forze per le famose play-off che si devono fare. Dipende molto da lo scontro diretto, perché se riusciamo a vincere con loro e andare a più 7, credo che poi non dovremmo avere problemi. Poi se dovessimo arrivare prime, ci sarà una finale con le altre prime degli altri due gironi, ed eventualmente se la finale non dovesse andare bene ci sarà la possibilità di comunque giocarsela nei playoff con le altre squadre che poi usciranno dagli altri gironi. Quindi rispetto all'altro anno, allo scorso anno c'è una possibilità in più, perché l'anno scorso c'era una finale secca, invece quest'anno si ha la possibilità di una finale a 3, un triangolare e poi eventualmente playoff. E poi c'è un'altra cosa importante, che ormai siete ferrati per quanto riguarda questi playoff, visto che avete subito in passato. Abbiamo perso una finale, penso 3 semifinali se non sbaglio, quindi ormai siamo abituati. Speriamo almeno che l'esperienza ci insegni a non fare gli stessi errori. Calcio, Michele Luca, Furci, Sporting Taormina, potrebbe essere la partita dell'avvicinamento di nuovo al Ghibellino? Speriamo di sì, anche perché purtroppo adesso dobbiamo guardare anche loro,
e a 2 settimane fa dovevamo guardare soltanto noi quello che facevamo, perché eravamo in testa. Il calcio riserva sorprese, in 2 settimane è cambiato tutto, siamo sotto di 4 punti addirittura, e quindi è inevitabile che dobbiamo sperare nel loro passo falso. Il Furci è una buona squadra, quindi sicuramente può fare bene, solo che si incontrano mercoledì in Coppa, vediamo come va a finire, poi sabato speriamo in questo regalo. Piero Danzè, voi in ogni caso siete preparati anche per i play-off? Dico, siamo sempre preparati sia per vincere il campionato e sia per i play-off. Quello che verrà e prenderemo. In ogni caso il nostro anno è un anno positivo. Come dicevo prima, siamo andati al di là dei programmi, anche se siamo abituati a stare al vertice. Il nostro direttore generale, nel formare la squadra, questi sono i nostri principi, sono stati sempre questi nel calcio. Se si riesce a vincere o non vincere, è bello anche battagliare per la vittoria finale. E se saranno playoff, ci giocheremo i playoff. L'anno scorso li abbiamo persi, quest'anno si vedrà, chi vivrà vedrà. Presidente Mastroeni, Antillo Valdagrova e Antillese, vi giocate questa promozione, ma c'è qualche squadra che si deve temere, che è dietro a voi? Ma guarda, non è che il campionato finisce domenica, perché ancora è molto lungo il campionato, i punti si contano il 26 di maggio, però ci sono molte squadre che sono dietro di noi, il Savoca, il Graniti, e c'è la Nuova Indipendente, e c'è pure il Moggio Femelia che ultimamente si è rinforzato. Sono delle ottime squadre, sono delle squadre che fanno valere il fattore campo, e sicuramente alla fine del campionato saranno diciamo fra i primi posti queste squadre. Poi c'è anche il Forzata Crocifi, che sono delle ottime squadre, che speriamo che non ci diano molto fastidio, ma anche loro hanno fatto, diciamo, l'organico per poter disputare un bel campionato. E anche il mio della Gioventù Santa Teresa, che quest'anno ha fatto una squadra che si trova sempre nei primi posti. Guarda che lo stavo dicendo proprio io, il Gioventù Santa Teresa è una squadra tutta di ragazzini, e ultimamente sta dando fastidio veramente a molte, sta dando fastidio a molte squadre. Sia Gioventù che Sauk, alla fine del campionato io sono convinto che arriveranno nei primi posti. In questo campionato di terza categoria, negli anni passati scendevano molti giocatori della categoria superiore dalla promozione alla prima categoria, giocavano in terza categoria. Quest'anno invece la situazione no. Ma guarda, anche quest'anno ci sono giocatori di promozione, infatti i giocatori di promozione, di seconda, di prima categoria, di eccellenza, che giocano in terza categoria, cioè dei giocatori sprecati. Ora diciamo che questo campionato ultimamente sta avendo un livello superiore agli altri anni, e man mano che passano i tempi diciamo che aumenta sempre di più questo livello. Siamo alla conclusione, dobbiamo fare una cena al campionato di eccellenza, e Taormina ha vinto nettamente per 4-1, c'è stato uno show di Maggiolotti, il giocatore di Santa Teresa del Riva, che è stato acquistato proprio a dicembre dalla città di Messina, mi sembra dal Milazzo, che oltre a realizzare un gol è stato messo su di lui anche un calcio di rigore, quindi Taormina è netta ripresa per quanto riguarda la salvezza nel campionato di promozione. Bella vittoria anche dello Sport Insieme per 1-0, anche se è stata abbastanza sofferta, però 3 punti importante nella corsa per quanto riguarda la salvezza. Nel campionato invece di terza categoria c'è stato un cambio a vertice per quanto riguarda appunto lo Sporting Giardini, che ha vinto il derby con i Giardini Naxos, e i Balzati in testa, in quanto il Calabiano ha perso con l'Apeloro per 1-0. E quindi Sporting Taormina in testa alla classifica del campionato di seconda categoria, al secondo posto il Calabiano. Il Sant'Alessio ha vinto anche per 2-0 il derby con l'Atletico Taormina, con i gol di Mangiò e Miano, anche se è passato proprio negli ultimi 10 minuti. E infine dobbiamo fare l'augurio a Nino Santoro, che purtroppo si è rotto il crociato, e quindi ovviamente stagione finita per lui, attaccante dello Sparagona, ed anche a Remi, un difensore dell'Atletico Taormina, che si è infortunato proprio ieri, cioè la scorsa domenica,
della derby che ha giocato con il Sant'Alessio. Un altro ricordo che devo dare a tutti voi che ci seguite è quello che il 16 di febbraio ci sarà il secondo Memorial Mario Perrone che si disputerà qui a Santa Teresa di Riva tra le squadre del Santa Teresa, dello Sparagonà e del Sant'Alessio, come dice il vice direttore Gianni Arpi. Bene, siamo alla conclusione. Noi ringraziamo i nostri ospiti, Alessandra Maccarrone, giocatrice dell'FOL Santa Teresa. Arrivederci a tutti, grazie. Michele Lucà, giocatore e allenatore della squadra del Ghibellina. Buonasera e grazie a voi. Buonasera anche a Piero Dansè, direttore sportivo del Ghibellina. Buonasera a tutti, la ringraziamo per l'ospitalità. E una buonasera anche al presidente della squadra dell'Antillese, Guglielmo Mastroeni, ovviamente in bocca al lupo per il derby di domenica prossima. Buonasera a tutti e speriamo di vederci qua il 27 maggio e poter festeggiare il salto di categoria. Una buonasera a tutti voi che ci seguite con molta attenzione da casa. L'appuntamento ovviamente per quanto riguarda Silver Sport è per la prossima settimana.